Allora, sinceramente, sto iniziando a stancarmi. Sto iniziando a stancarmi. Non è così che si fa. A me non mi piace questa storia. Non mi sta piacendo. Non è che quest'anno deve essere uguale all'anno scorso. Non è che come che quest'anno dobbiamo perdere con la prima in classifica e poi di colpo arriva la calata. No, no. Cioè, un altro anno no. Per favore. Cioè, non possiamo fare, non possiamo fare un'altra volta che partiamo forte e poi di colpo caliamo, dobbiamo cominciare a dire, ma forse no, primi non ci possiamo arrivare, di qua di là. No, no, proprio no, non ci voglio arrivare proprio. Abbiamo perso con la Carrarese. Il Pineto ha pareggiato là. Il Pescara. Purtroppo mi dispiace dirlo, ma il Pescara ha giocato peggio quando è entrato Cuppone. Il Pescara giocava meglio, ha giocato meglio il primo tempo che nel secondo. Il secondo ha fatto poco, il secondo si è sbloccato, come si chiama, a Cornero, però poi non è che ha fatto chissà che cosa. Il primo tempo invece è piaciuto di più. Alloy ha fatto un buon primo tempo, il secondo di meno. Abbiamo preso un palo, Tommasini ha fatto quel che poteva, Merola e Cangio hanno lo stesso discorso, comunque la squadra tutto sommato non ha giocato male il primo tempo. Poi siamo andati sotto là il primo tempo e che quelli hanno fatto un tiro e hanno fatto gol. Facevano ripartenza e contropiede, Catenaccio e contropiede, quindi è inutile a dire. Non mi piace, non mi sta piacendo, non mi è piaciuto perché perdiamo partite che non dovremmo perdere. È una squadra che a un certo punto comunque io, cioè la conclusione dalla distanza la provo pure. Però manca sempre quell'appiglio. È quello che manca da 3 partite. Vabbè, poi con la Recanatese abbiamo perso perché Mera ha sbagliato l'ultimo passaggio in orizzontale. Con la Torres abbiamo perso perché meritavamo la sconfitta, ma con la Carrarese non ci meritavamo la sconfitta. Ma già il pareggio ci andava stretto. Quelli non hanno fatto niente, non hanno fatto. Davano. Dietro erano chiusi come un catenaccio. Dietro erano chiusi, proprio chiusi, chiusi, chiusi. Con Giannis che praticamente sa fare la partita della vita. E davanti davano una palla al numero 10 a Panico, come si chiama? Come si chiama? Panico, Panico, penso Panico, così diceva il telecronista. Le speranze li ponevano tutte su di lui. Il resto, niente. Il resto loro perlomeno non hanno fatto niente. Noi abbiamo creato di più, sì, ma nel secondo tempo ci abbiamo messo poco e niente. Poco e niente. Allora a quel punto dov'è che il mio nervoso? Non va all'allenatore, ovviamente, non mi permetterei mai. Ma è una squadra che praticamente ogni volta si. È una squadra che praticamente ogni volta gli tocca ripartire da zero. È una squadra che non ha continuità, è una squadra che ogni volta si ritrova a ricominciare la stagione praticamente con una squadra nuova, con giocatori attorno completamente nuovi. È così. È così. Non c'è continuità, non c'è un progetto. Siamo un mercato, ok? Siamo un mercato che ogni anno cambia gestione. Nel senso che ogni anno cambia i propri prodotti e i prodotti che praticamente magari prima venivano svalutati, no, a noi tocca o farli rivendere a un prezzo più alto oppure a proprio a scartarli completamente. Quindi questo significa che non c'è continuità. Per vincere un campionato c'è bisogno di un progetto, ok? C'è bisogno di continuità alle spalle. Perché il Frosinone, dopo un po' grosso all'inizio, non ha fatto bene, però ha continuato, continuato, continuato. Frosinone adesso si trova in Serie A, ha un ottimo livello per essere il Frosinone. Stesso discorso potrei fare per tante di quelle squadre che comunque piano piano hanno fatto il proprio progetto e piano piano sono arrivate a una conclusione. Ma noi ci tocca aspettare veramente l'anno in cui ci va bene? Il suo passo sì. Io non sono disposto ad accettare un altro, cioè io non sono disposto ad accettare questa cosa. Ovviamente. Ma ad ogni modo. Alla fine la vetta dista 7 punti, la Torres ha pure perso, quindi la Torres non era così imbattibile come tutti credevano, io sapevo che non era imbattibile.
Però vabbè, un altro discorso. Alla fine ha perso a Chiavari, ha perso a Chiavari, quindi nel senso per me dover arrivare quest'anno è il Cesena. Però nel frattempo si è scavalcato pure il Perugia e siamo quarti. La Carrarese ci ha agganciato e potrebbe agganciarci pure l'area Canatese. La classifica là davanti è corta, il campionato è lungo, però io ho visto già da mo, se il campionato, se il nostro campionato inizia a volgersi nella stessa maniera dell'anno scorso, a me non mi sta bene per niente. A me non mi sta bene per niente. Il Pescara deve puntare a vincere il campionato, non a me a prendere il miglior piazzamento per i playoff. Non è così che funziona. Non è così che. A Pescara non può funzionare così. Quindi non è così che non è così che devono andare le cose. Quindi per quello, io perlomeno sto iniziando a stancarmi. Da oggi, Carrarese Pescara per me è un campanellino d'allarme. La sconfitta a Massa Carrara per me è un campanellino d'allarme. Con Rimini non mi interessa della pressione che i ragazzi sentono dentro casa. Con Rimini io voglio la vittoria. E la voglio pure schiacciante. Perché tu con Rimini devi vincere. Rimini quest'anno in difficoltà, fino ad ora in difficoltà. Con Rimini in casa devi vincere. E devi vincere di brutto pure. Perché devi ripartire. Sono d'accordo su Tommasini titolare. Sono d'accordo con Cangelo titolare. La squadra che c'è al primo tempo, io la schiererei quella come titolare fissa. Magari alterno Cangiano a Cornero e magari alternerei Dagasso a De Marco, ma per il resto per me andrebbe bene così. Però ripeto, da oggi, per me la sconfitta di oggi è un campanellino d'allarme. Detto questo, ci sentiamo al prossimo video per commentare Pescara Rimini. Bella.